Bene, fino adesso abbiamo visto semplicemente l'utilizzo delle triadi, su quello che sono tutti i rivolti lungo l'asse del manico. A me interessa vederlo perché in questi giorni ho incontrato delle persone che insieme a me hanno fatto un ripasso, un determinato tipo di percorso, per cui è ovvio che nello stato fondamentale basterà abbassare comunque la terza per far sì che chiaramente quello che è un maggiore diventi un minore dello stato fondamentale, quello che è ovviamente un primo rivolto maggiore diventi un minore, eccetera, eccetera. Di conseguenza, palesemente, minor, minor e chiaramente, ad esempio, un do, minor, minor, anche in un funky, no? Major. Secondo rivolto, stato fondamentale, ma questo è banalissimo, banalissimo per un livello che può essere semplicemente iniziale dopo qualche mese che già suoniamo. Di conseguenza, almeno distinguere gli stati fondamentali, i primi rivolti e le seconde inversioni, e da qui già si comprende. Il perché di questa cosa. È ovvio che chi ha scritto questa cosa non ha pensato in questo tipo di chiave il comporre un brano come Little Wing, ma ne deduciamo il perché una cosa del genere funzioni. Oggi siamo a un livello compositivo e di esecuzione strumentale che ovviamente è diverso. Questo non giustifica il fatto che dobbiamo focalizzare tutto il nostro modo di suonare, di eseguire la chitarra su un piano semplicemente cerebrale, no? A volte magari anche per me questo poi diventa e diviene un limite, cosa che ad esempio nelle mie composizioni di lavoro anche magari cerco di non fare, perché altrimenti poi diventa semplicemente un puzzle, una macchinazione continua, è semplicemente appunto un contesto cerebrale, quasi più neurologico del che è emotivo e di colore. Ma a parte questo, una cosa che di solito comunque tendiamo a tenere un po' più da parte, se non quando incominciamo a gestire i contesti di appartenenza alle famiglie, quindi di tonica sottodominante dominante, sostituzione di appartenenza alle famiglie, sono come minimo le triadi diminuite. La triade diminuita, ad esempio, l'abbiamo semplicemente già visto, appartiene nell'accordo di settima all'ultima famiglia. Pardon, all'ultimo accordo, no? Ad esempio all'accordo semidiminuito, dove abbiamo la quinta bemolle, per cui nella triade semplicemente noi in questo caso di si abbiamo abbassato a quello che è una triade minore la quinta bemolle, ok? E lo vediamo semplicemente in questo caso abbassando il quinto grado. Per cui è chiaro che io comincio a dire stato fondamentale, spero si veda piuttosto bene, stato fondamentale e stato fondamentale. Allora incomincio a dire, benissimo, deve essermi chiaro tutto come riesco a gestire almeno gli stati fondamentali, così come ad esempio io riesco senza nessun tipo di problema a visualizzare al volo quelli che sono tutti i secondi rivolti piuttosto che i primi rivolti, ovunque io sia, perché come penso al secondo rivolto, lo penso abbassato di una quinta, che sia ovviamente in questo caso non più maggiore, ma con già la terza abbassata. Un esercizio fondamentale può essere quindi un turnaround 1, pardon, lo prendiamo anche da qui, 6, 2, 5, 3, 6, 4, 7. Perché questa cosa? E chiaramente già io do per scontato che ho sostituito il secondo grado al posto del quarto per appartenenza di famiglia alla sottodominante, il terzo chiaramente, ho detto una minchiata,
il quinto, ovviamente in sostituzione, il settimo, pardon, in sostituzione del quinto per appartenenza alla famiglia di dominante. Di conseguenza, se ad esempio su una ritmica di un turnaround semplicissimo, 6, 2, questo ovviamente un 3, passo al quarto e l'ho chiuso ovviamente secondo rivolto del settimo. Per cui, dati da fare, studia chiaramente tutte le triadi diminuite. Buon studio!